appoggeremo. Poi, se tutto questo, questo rapporto corretto con la natura, diventerà anche una risorsa economica, che ben venga. Ma intanto cominciamo a pensare a vivere bene noi qui. Se poi l'effetto collaterale è una risorsa economica, io credo che a nessuno dispiacerà. Allora il mio auspicio è questo: tutti noi, quando parliamo di ambiente, innanzitutto lasciamo che ne parlino coloro che ne capiscono, coloro che sanno cos'è il turismo ambientale, non io evidentemente, ho detto, io sono solo uno che ha fatto vacanze in quelle zone, non sono certo deputato a parlare. Lasciamo che ne parlino coloro che ne capiscono, lasciamo che l'amministrazione, anzi incoraggiamo gli amministratori ad affidarsi a coloro che ne capiscono. Le ricette facili, le ricette, ripeto, del villaggio turistico, lasciamole perdere. L'ambiente non è né una discoteca né un villaggio turistico, è un luogo diverso. Se non sappiamo come rapportarci all'ambiente, lasciamo che lo facciano coloro che lo sanno. Grazie a tutti. Giusto per chiarire una cosa, perché se non si creano, fare un chiarimento, se non si creano informazioni sbagliate, per quanto riguarda la cosa che il professor Forestieri ha menzionato, non ci sono nessune complicazioni per il comune, potrebbe esserci soltanto complicazioni forse ambientali, ma bisogna, è una cosa che stiamo approfondendo, poi vedremo, ma dal punto di vista economico per il comune non ci sono. No, è giusto perché in giro si sta creando un po' una malinformazione. Ok, quindi riassumendo potremmo dire che comunque il tavolo che lavorerà e discuterà su questo tema lo farà individuando come tema principale il rapporto con l'ambiente rispetto al progetto del benessere, quindi città del benessere. Un'altra iniziativa? Buonasera a tutti. Io una domanda voglio fare. Una domanda vorrei fare ai presenti, capire la funzione di facilitatori, a quanto ho capito, verso scelte decisionali che riguardano fondamentalmente dei progetti che sono alla fine di un percorso. Sì. Volevo capire dai presenti, dagli esperti. Loro sulla locandina parlano di coach, penso che siano i facilitatori, stakeholder, normalmente nelle fasi di sviluppo locale. Questi progetti fanno parte di una filiera che vede, in prima tutto, lo strumento urbanistico. Quando non c'è, diventa un problema anche per i progetti. Quando c'è, bisogna vedere se sono conformi e sono coerenti e se è possibile realizzarli. Perché una delle voci che viene fuori dall'associazione o comunque dalla popolazione è che tutti vogliono fare delle cose carine, scriviamole. Quindi è giusto e sono molto contento che l'associazione, non so neanche la meglio gioventù, abbia promosso una cosa del genere. La raccolta di questi progetti, di queste idee, non scordiamoceli, ce ne sono tante già in archivio. I comuni hanno sempre raccolto progetti. La cosa più simpatica che si può osservare è il programma triennale delle opere pubbliche, dove abbiamo il libro dei sogni, abbiamo tesi di laurea, perché qui il 55% di donne sono laureate, di tutti i laureati, pensiamo un po' che l'81%, il 38% erano donne di tutti i laureati, quindi abbiamo anche una buona fascia di persone che fortunatamente e sfortunatamente, fortunatamente perché sono brave e si laureano, sfortunatamente li stiamo perdendo. Abbiamo l'indice di invecchiamento più alto dopo che si è saraceno nella comunità montana. Abbiamo un rapporto anziani-bambini di 1 a 8 e nel 2021 molto probabilmente di 1 a 14, seguendo quel trend. Quindi noi abbiamo dei problemi strutturali che sono questi: spopolamento, una fascia di anziani che ha bisogno di mantenimento sociale ma anche economico. Per cui quando si diceva e si è sempre detto facciamo una casa per anziani, non un ospizio, una casa per anziani, abbiamo sempre detto cerchiamo di aiutare questa fascia di popolazione. La maggior parte di questa gente ha una sua badante, la badante è pagata a nero, perché questa è un'economia che deve emergere, non può essere un'economia sommersa. Non siamo nel caso di
del Cilento, dove questi elementi sono ancora più amplificati. Ma guardiamo più in là, Ferrara e la Romagna, a Enzo invecchiamento il trigo più forte del nostro, e lì però fanno politiche per il sostegno agli anziani. Politica di sostegno per gli anziani significa politiche per il sostegno ai bambini, sono la stessa cosa, percorsi facili, percorsi semplici, aree attrezzate, le aree attrezzate. Allora si dice facciamo un'area attrezzata, tutti vogliono un'area attrezzata per l'Adronico. Si decide che vogliono un'area attrezzata, e voi che fate? Dovete misurarvi con chi in questo momento sta, in caso sono io, non perché io voglio avere un ruolo diciamo dominante, dobbiamo verificare se quell'area si può fare in quel luogo. E quando lo facciamo? Alla fine di un percorso? Io penso che, e questo è un invito all'amministrazione, di sfruttare questo momento per lavorare insieme allo strumento urbanistico. E non diciamo fesserie, perché ne abbiamo dette tante fesserie, questo non voglio fare una critica alla politica che si è fatta nella campagna elettorale. Quando diciamo eliminiamo le zone R3, R4, ma nella provincia di Caserta, nonostante ci sia il PTCP approvato da poco, nonostante ci sia il PRAE, il piano regionale per le cave, nonostante ci siano tutti i piani, piano energetico, piano territoriale di coordinamento regionale, c'è tutto, lì non si smuove una virgola con le R3 e R4. Quando diciamo che in Atronico possiamo demolire e ricostruire nel centro storico, stiamo facendo una fesseria, abbiamo un vincolo di trasferimento che stabilisce che nel momento in cui demolisci non puoi più ricostruire. Noi diciamo queste cose qua le diciamo in giro, quindi dobbiamo stare attenti, questo lo dicevo sempre a Fausto, che rispetto come amico, rispetto come persona che ha avuto il coraggio di candidarsi e fare il sindaco, perché fare il sindaco elettronico non è assolutamente semplice. Però cerchiamo di mettere i piedi per terra, cercare di raccogliere quelle informazioni che già esistono. 98, primo piano per Borgo Albergo. L'onorario del piano di Borgo Albergo viene donato, e tra questi c'era anche qualcun altro, vedevo prima Bettino Conte, viene donato un'associazione di Potenza per i salotti nel centro storico. Ok, non fa niente. Questo significa poi stare diciamo insieme e cercare di fare il meglio per il paese e non pensare agli interessi propri. 2007, piano progetto di valutazione del territorio. Viene presentato un progetto, viene depositato, questo qui non ha la sfortuna che quel giorno che dovesse presentato c'era la commedia, che molto probabilmente era più importante del progetto di valutazione del territorio. Questo è rimasto in deposito, è rimasto non so dove. Sfruttiamole queste cose qua, per cui io invito a prendere in considerazione tutto quello che c'è dalle progetti ufficiali a tutte le tesi di laurea che sul territorio ce ne sono tante. Ci sono tanti architetti, tanti ingegneri, tanti biologi, tanti economisti che hanno fatto tesi di laurea sull'Atronico, ma che rimangono nel cassetto, però sono state, in un momento particolare, oggetto di valutazione da parte di docenti che appartenevano al mondo accademico, per cui fosse minimo da questo momento in poi, invito Fausto, ogni qualvolta una ragazza o un ragazzo si laurea all'Atronico, fate subito dopo un evento e parlate di quel momento in cui ovviamente la tesi laurea ha a che fare col territorio. Potrebbe essere una cosa molto molto interessante. Per aggiungere a quello che ha detto al questo Bruno, che poi il tecnico sta mettendo in atto il fatto per l'allenatore, l'assessore Castellano pochi giorni fa ha fatto un avviso pubblico per fare gratuitamente, volontariamente, chiunque vuole partecipare a fare una specie di comitato, una specie di diciamo di organismo che sta lavorando proprio per questo. Io quindi faccio un altro invito a chiunque che avesse voglia di fare, che ha progetti, che ha di iscriversi a questo comitato, così in modo ognuno può dare il suo contributo. Per quanto riguarda questa proposta appena fatta, direi che il tavolo potrebbe essere intitolato recupero dei progetti già esistenti, quindi quelle iniziative che sono già state in qualche modo oggetto di lavoro e di sviluppo ma che non hanno mai trovato una vera e piena attività operativa. Prego. Buonasera a tutti.
Io volevo un attimino discutere, mi occupo di energie alternative, quindi sulla sostenibilità qualcosa forse la possiamo dire. Non è vero che questo comune si interessa di sostenibilità, non se ne è mai interessato, non ha mai fatto niente per agevolare le energie alternative. Ci sarebbero tanti esempi: non viene rispettata la legge 10 del 90, le concessioni vengono date anche se non ci sono i requisiti per potergli dare, i progetti termici, non viene rispettato le misure minime per stare all'interno della legge. C'è stato una ristrutturazione sul terremoto che ha interessato credo almeno un quarto del paese. Era una grandissima opportunità per poter mettere a norma il paese su queste cose. Non è stato assolutamente fatto. C'era una premialità del 5% sui fondi del terremoto per l'installazione di pannelli solari termici, dove l'amministrazione comunale è stata contro. Io veramente l'ho preso, ma ho dovuto fare una lotta, ho detto no, io il mio pannellino ce l'ho sulla casa, voglio il mio 5%, ma il mio tecnico è dovuto andare lì più volte per poterlo ottenere. Quindi cosa facciamo? Slogan? Vanno bene, ma sono slogan, attenzione, risparmio energetico, la sostenibilità, sono cose anche abbastanza serie, però non devono essere degli slogan, altrimenti perdiamo un po' di tempo. Quindi al nuovo sindaco, che è stato assessore, attenzione, è stato assessore, quindi qualche colpa penso che ce l'abbia pure lui. Lavori pubblici, certo. Grazie, scusa. Quando è importante essere uno e capire dove si sbaglia, c'è sempre il tempo di recuperarsi. Ok, io direi che come tematiche ci siamo, sì, ne abbiamo fatte tre, se non c'è qualche altro contributo ci possiamo per il momento fermare qui. In chiusura volevo soltanto, c'è qualcun altro? No, volevo soltanto in chiusura aggiungere due parole che sono un po' legate anche a quest'ultimo intervento, giusto per chiarire anche quello che è stato l'intento con il quale è stata organizzata questa iniziativa di oggi, che poi è partito da un'associazione locale che, come potete vedere, si distingue soprattutto per le proprie azioni, oltre che per le proprie idee espresse in forma teorica. Sicuramente non c'era nell'intento della Meglio Gioventù quello di creare slogan o di diciamo lanciare parole ad effetto speciale, come diceva prima uno degli speaker. Sicuramente l'intento era quello invece di lanciare uno stimolo, anche una sfida alla cittadinanza di Latronico, cioè quello di sfidare in questo momento particolare che rappresenta un'opportunità, visto che c'è una nuova amministrazione, un sindaco giovane che sta prendendo l'iniziativa di creare rete con altri colleghi che stanno facendo e hanno fatto già tanto. Quindi questa rappresenta di fatto un'opportunità per voi. Quindi le opportunità vanno colte. E l'unico modo per farlo è non fossilizzarsi sul passato. Il passato non si può cambiare, quindi sicuramente si può imparare dagli errori, si può accrescere. Allora, grazie a tutti, io ringrazio tutti per la partecipazione. E adesso seguirà il rinfresco e poi la compilazione dei questionari. Grazie. Non ho residentissimo.
Thank you.